là. Adesso vedrei sbucare qua. Mi metterei. Ecco che arriva la carrellata di tutti i protagonisti che vedremo domani alla gara Trento-Bondone. Le vediamo arrivare tutte. Eccole qua, eccole qua. Eccole, eccole qua. Eccole qua. Protagonisti alla Trento-Bondone. Grazie. Vediamo sfilare tutti. Oh, grazie. Tra l'altro ci siamo presi un acquazzone pazzesco pochi minuti fa. Non so se si nota, ma in terra è bagnato. Ma non si molla. Dato, se notate, giù là in fondo ci sono anche le trasenne ribaltate, perché c'è stato un bel... è stato forte l'acquazzone. Ciao Pasquale. Red carpet, anche se non c'è niente, c'è, di red c'è solo questa meraviglia qua. Sì, è una meraviglia questa Trento-Bondone, ragazzi, è veramente una meraviglia questa edizione. Manovra. Ricordiamo che lo sterzo è quello che è qua, eh? Ciao sceriffo!
197 verificati ieri e partenti stamattina. Un video che ho caricato prima nella mia bacheca e l'abbiamo un po' condiviso apposta solo per loro. La manovra. Ciao James. Fantastico, ci stanno guardando anche da Malta. Grande, 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 grazie mille. Vai musica ragazzi. Grazie a te Domenico. Notare che arrivano giù belle bagnate le auto, perché c'è stato un forte acquazzone proprio pochi minuti fa. Adesso si rientra in assistenza.
È un gran parco macchine davvero. 297 verificati ieri. È vero, non ha prezzo. Noi malati di motori. Ciao, buona testa. Oh, il grande Ermanno. Siamo in diretta, grande Ermanno. Un abbraccione, Ermanno. Sì, confermo, 297 verificati ieri. Anche questa è una bella pallottola, questa 500 qua. Ah, liberato. Passato da di là. Ah, ciao. No, non dovrebbe aver messo pioggia per domani. Era solo stasera. Poi non lo so perché il meteo non l'ho ancora controllato bene. Hai fatto la foto per caso alla 31? Sai che non lo so, devo controllare. Ah, domani ci sei, controllate, domani me la mandate. Adesso passerà di nuovo, tra l'altro. O è già passata? Non l'ho guardato. Porca miseria! Danno pioggia domani? Oh, caspita! Ma ti dirò, fino a mezz'ora fa comunque c'era un caldo pazzesco anche qua, poi è andato un temporalone dove ci siamo proprio bagnati, infatti ho ancora le scarpe totalmente zozze di acqua. Nostro Angelo Racing, grande, senti questo come canta, mamma mia. Cioè, notare la coda che c'è là sopra sul ponte. Infatti James l'ho inquadrato apposta proprio perché pensavo che stessi ancora guardando. Grande James. O James, sto sbagliando a dire il nome, chiedo scusa. Oh, ok. Il nostro Christian Berli che sta arrivando, il nostro campione, dato ha vinto anche l'anno scorso qua al Trento Bondone, poi cosa lo dico a fare? Ha vinto tutto, ha vinto. Sono
attenzione. Indicazioni gialle, riva del Garda, arrivi a carico. Giuseppe, sono a Trento, alla Trento Bondone. Ancora manovra. Non so ancora se domani farò diretta, molto probabilmente no, molto probabilmente non penso, perché ho anche problemi col telefono e mi sta tenendo solo perché adesso fa fresco, ma domani... Però passano anche dietro le meraviglie, eh? Non sto scendendo l'idea. La bella Clio Williams fa lo stesso. Grande Giuseppe! Voglio esserci presente anch'io quando torni, eh! Grande Giù! Questa è una bella notizia! Grande, grazie Giuseppe, grazie davvero. Questo è un gran bel regalo. Vabbè, sentiamo che suoni ragazzi, che suoni. Stando qua basso riesco a sentire anche il profumo degli scarichi. Peccato che il telefono non ha questa funzione. Piove, sentite una goccia, il nostro ombrello è là, sta tornando la pioggia. Oh, bene, bene, il frantellone, questa è bellissima. Thank you.
sono ancora finite, ragazzi, c'è ancora tutto il ponte pieno, c'è ancora tutto il cavalcavia, il viadotto, chiamiamolo come volete, pieno. Ripiove di nuovo, abbiamo gli ombrelli. Saluta la nonna Donatella, Silvia. Ciao! Vai in parte a me. Come piove. Stai dritta perché me la sto pigliando tutta. Ma non mollo, eh. Ah, non me ne frega niente. C'ho qua la valigia. Cambio i vestiti. No, non qua, per piacere. Grazie, scusa. Dove vai? Qualche segno. Sono finite, ce ne sono ancora. Grande! Che bella che è stata lì. Il mio amore è la Lotus, è il mio amore. Liberato, scuderia. Dovrebbero essere le ultime. Sì, vai, guarda, ci sono i lampeggianti là sopra, non sbagliamo. Infatti quella Suzuchina lì mi ha stupito tanto già ieri. Non me la racconta giusta quella Suzuchina lì, hai ragione Manolo.
dopo andiamo a vedere se magari quel coperchio lo apre e vediamo cosa c'è sotto. Sono curioso anch'io. C'è una per ritmo? Io ne ho vista una. Una fino adesso, sì. È già passata. Eh sì, stanno scendendo ora, hanno finito, stanno entrando in assistenza e per oggi è finita. Sono sempre 297 partenti, c'è una bella... Ok, adesso andiamo a fare un giro dentro. Andiamo amore, vieni, seguimi. Che andiamo a... no, tengo io l'ombrello adesso, non c'è problema. Andiamo a vedere cosa bolle in pentola di qua a destra. Vediamo se ci apre il cofano quel Suzuchino, che tanto Suzuchino non me la racconta giusta. Qua c'è una spettacolarissima fiesta. E questo qua, questo Suzuchino qua, non ce la racconta giusta. Ma che io sappia no, al momento. L'unico incidente di cui ho saputo è stato fatto su strada, tra l'altro da un privato fuori dalla gara, perciò no, non, per il momento non mi risulta. Poi in realtà sono sempre stato qua in assistenza oggi, non sono mai andato su in... qua, Angelo Racing. Stanno parlando. Occhio che arriva un'altra, che va lì. Crescono, grande, così che funziona. Fantastico. Anche smontando, perché sta tornando veramente il maltempo. Sì. E dato che già prima siamo ancora lavati, un po' di danni li ha fatti, perché comunque ha ribaltato
Allora, lì in terra già vediamo ancora i danni di prima, qualche transenna, un po' di allagamenti. Si è allagato tutto prima. È stato un temporale abbastanza intenso, direi. Allora, vediamo se riusciamo a passare da di qua. Faccio un alberello. Attenzione, là c'è. Andiamo. Vediamo un po'. Andare a vedere. Attenzione che arriva un furgone. Adesso si lavora ancora, non si molla. Ah, la stanno portando via? Come mai? La mettono lì. Tieni ombrello per piacere, grazie. Devo cambiare mano perché. Ah! Peccato! Vabbè, magari la stanno mettendo via per stanotte, Perché comunque il tempo non promette bene qua sopra. Non promette per niente bene. Pulisce, si asciuga. Bene da vicino. Voilà un'altra meraviglia. Non sai da che parte girarti, ce ne sono talmente tante che dove? Ecco Gennaro. Caspita, aspetta, era l'X19, giusto? Però non c'è, vedo la macchina ma non l'ho visto. Aia. Chiedo scusa, ma io non conosco neanche. Intorno alla macchina non c'è nessuno. Scusa, torniamo lì un attimo che vediamo se riesco a salutare per Vincenzo Ventriglia, vediamo. È che io non so chi è Ventriglia io. Ammetto la mia ignoranza. Perché qua c'è la macchina. Tanto perché sta andando a scatti il telefono, non lo so. Però il pilota. Attenzione, passano le macchine. Non lo so, è che veramente mi ammetto la minoranza, non so chi è, cioè non lo so riconoscere di viso. Ciao Davide. Immenso questo parco assistenza. MG
Mini, uomo coi baffi. Dopo torno, adesso faccio il giro e ritorno lì, spero di riuscire a fare la portavoce, a portarti i saluti, veramente ci tengo a poterlo fare. Ah, caspita, addirittura 70 anni? Alla faccia, che pilota allora! Vabbè. Ecco qua, no, un incidente c'è stato, sì. Un incidente c'è stato, rispondo alla domanda di prima. Quegli scarichi qua, io sono similari, mamma mia, oh, c'è anche l'arcobaleno. Oh, facciamo il giro. Facciamo un giro, dai. Opla là, opla là, opla là. Si è un po'... lanserone. Che spettacolone. Un abbraccio. Buona serata a te, Donatella. Grazie come sempre della tua compagnia. Mi fa sempre piacere. No, guarda, ti saluto con l'arcobaleno, guarda, da Trento con l'arcobaleno. Ciao Donatella. Ciao. Super nonna sprint, sempre in mezzo ai motori. Qua, qua abbiamo la scuderia. Squadra corse Angelo Caffi, il nostro Tazio. E qua adesso... ovviamente stanno mettendo via due perché non si preannuncia bello, non si preannuncia bello. Vediamo se... visto che botta Vincenzo. Stiamo già mettendo sul padellino col caffè per fare... Spiove ancora? L'ho smesso? Spiovicchia. Guarda che bella fotografia questa qua. Una bella fotografia. Pane e motori. Mi verrebbe da dire pane e motori. Mamma mia. Mamma mia. Qua si sta lavorando. La corsa è domani. La corsa è domani. Hanno fatto le prove, le qualifiche. Domani si corre. Sono appena rientrati da pochi minuti qua al parco assistenza. Ha piovuto e sta ancora piovendo, in realtà sta spioviginando, però prima ha fatto veramente un'acquazzone abbastanza importante dove ha rotto un po' le scatole, dai, mettiamola così, però è stato talmente veloce che siamo già tutti asciutti.
vedere. Che senti che profumo! Oh, che vampata di profumo di scarico proprio! Ora can là! In realtà domani non lo so ancora se io farò la diretta, perché ho problemi con questo telefono e non so se riesco ad andare a prenderne un altro già domani. Andiamo a vedere, Licia, Merli. Meticoloso, attento, grande, bravo, bravo. Come dico sempre, se questi campioni vincono è perché c'è sempre dietro dei grandi meccanici, dei grandi preparatori, dei grandi gommisti, delle grandi squadre. E infatti li vedi, sono tutti, tutti che stanno ancora lavorando. Ecco perché c'era fumo, sentivo strano. Questo non è profumo di motori, questo è profumo di salamelle, questo qua. Adesso ho sentito, adesso ho capito il perché. Adesso ho capito il motivo di questo fumello qua. Ho detto. Lui ventriglia, eh sì. Occhio.
Mi dicono che quell'uomo lì ha 70 anni. Porca loca! Mi confermi che è lui, Vincenzo? È lui, ok. Gennaro si chiama. Vediamo se finisce magari di parlare nel posto. Signor Gennaro, le porto in diretta i saluti di Vincenzo Giunta, che le ha fatto le... Sì, ha fatto il tetto, il copano, il copano con serio. Mi raccomando, salutamelo di cuore, è scritto qua, E diglielo, vedi, è tutto sorto. È tutto storto, c'è da rifare qua. Ondulato. Fantastico. E invece i parapanchi sono buoni. Ecco, hai sentito Vincenzo? È qua che ci sta scrivendo in diretta. Vincenzo, sto scherzando, Vincenzo. Si è rotto Spinderoggio. No. Sì. Oh, caspita. Il alberino sotto. Porca boia, perciò? Senti, vai, non corro. Basta. Ma forte, l'hai vista sta macchina? L'ho visto! Ma forte, si sono sparati, la volevano comprare, 80.000 su. Ho detto no, non si vende. Fantastico! E via! E via! Non si tocca! Poi gli facciamo rifare le resine! Digia, fallo vedere! Vedi, è tutto ondulato! In effetti sì, è un po' ondulato! Grande! Fantastico! Grazie mille ancora, di cuore! Grazie. Sei di Trento tu? Di Trento. No, io sono del Lago di Garda, però sono appassionato di motori e dove ci siete voi io ci arrivo. Senti, io domenica prossima devo andare a... Da qui dovevo andare a Sestriere. Ah, sì. Però non ci vado perché... Mi è ferito, ma non è morto. Vado a Napoli, la giusta, e poi riparto, vado al Sestriere. Vai su Sestriere. E magari ci si becca su, No, io sono venuto qua per mettere a posto, è la prima volta, a Ronconi, a tutti questi Porsche. Insomma, è venuto a mettere a posto. Fantastico. Grazie mille ancora. Ciao. Alla prossima. Ma quello Ronconi con 600 cavalli mi ha dato 20 secondi, che io mi sono fermato le volte per strada che arrivavo lui. Porca roba. Hai capito? Mi ha dato. Lui con 600 cavalli. La seconda mangio ti faccio la bua. Fantastico. grande. Mi dice, digli che lo aspetto a settembre. Mi dice sì, Vincenzo. Tu avvisa tutti i paesani tuoi. Eccolo. Avvisa i paesani tuoi
che si sono rovinati. Fantastico. Di nuovo. Agguerrita, la macchina io la sto facendo per erice. Eccolo là. Qua vengo per divertirmi. Capito? Grande. Di nuovo, buona serata. Grazie davvero. Non ho litigato con nessuno, mi raccomando. Mai, mai, no. Mai. Io ho ancora mia madre. E quando la vado a trovare, fa, mi raccomando, come quando ero vivo, non litigare con nessuno. Mamma, tu sei vecchio, ma sono vecchio anch'io. Fantastico. Di nuovo, grazie. Grande Vince. Vince, io non ti conosco, però ci tenevo a mandarti i saluti. Così abbiamo anche strappato delle battute. Ma un gran signore, un gran pilota, che vengo a conoscere questa storia io, grazie a voi appassionati. Vedi che faccio bene io a fare le dirette? Perché facendo le dirette dagli appassionati io imparo e conosco. Grandi. Allora andiamo a fare un giro di là che vedo dove c'è Fagioli, poi vabbè, casomai non vorrei andare avanti oltre a stufarvi in realtà, perché poi ho paura che magari vi stufo anche. Io starei qua 24 ore su 24. Grazie a te Vince, grazie a te. Grazie a te ho conosciuto anche Gennaro e ho avuto l'onore di poter scambiare due parole con questo gran signore e di conoscerlo. Grazie solo a voi, eh. Ecco qua. Oh beh, grazie. Silva, ma Fagioli, Resentin, ci sono tutte le. Ah, sono staccano visti questi ragazzi qua, eh. Sono staccano visti, qua non si fermano mai. Fantastico. Allora, di lì ci siamo andati, beh, ormai c'è poco da vedere in realtà. Sono ancora un po' umidiccio dell'acquazzone che abbiamo pigliato prima. Attenzione che c'è macchina a manovra, eh. A lavorare. Mamma mia, sono infiniti questi ragazzi qua. Cioè,
ditemi voi se questi non sono dei gran figli. Mentre sta lavorando ha anche il tempo di spiegare cosa sta facendo a un ragazzino. Cioè, tu sei un figo. Non ho altre parole per fare veramente un complimento del genere, perché è veramente bello. Questo è il mondo delle corse. Quello sano, quello bello, quello che piace a noi. Però quel Suzuchino lì è rimasto incastrato, mi sa. Però quel Suzuchino lì non me la racconta giusta. Questo Suzuchino qua. Hai ragione Vincenzo, dovrebbe essere sempre così. Però quando si riesce a vivere queste cose qua è sempre bello farle vedere, si raccontano da sé. Non se questo mi aprisse il cofano e si asciuga e si asciuga. Comunque ricordo che ci saremo anche, almeno io, Silvia, ci saremo anche alla Maligno Borno. Poi vabbè, gli appuntamenti sono talmente tanti. Anzi, vi farò probabilmente vedere anche un Demolition Derby, probabilmente. Comunque, sì, devo vedere, Erice è in programma, in realtà, voglio riuscire, non so se ci, devo vedere, però è veramente in programma. Anche vedere con i miei appuntamenti di lavoro, ma l'idea c'è di venire anche a Erice. Vediamo cosa passa. Questo motore era un motore boxer che non so. Ah no, era sulla strada. E vabbè, andiamo a vedere le ultime. Adesso tanto molti, per fortuna che stavolta il telefono regge. Comunque vabbè, vi ricordo che oggi, vabbè ormai oggi è andato, domani Trento Bondone, per chi volesse venire c'è da divertirsi. Ma grazie a te, anzi mi fa piacere che sia piaciuta la diretta. Sono molto contento, davvero, grazie mille Emiliano. E direi di chiuderla proprio qua io la diretta, con questa meravigliosa, io sono innamorato di quella Golf, di questa Golf. Devo ringraziare un amico che me l'ha fatta conoscere questa macchina qua, tra l'altro con il video, che è Alex Rinaldi, grande appassionato anche lui come tutti noi di motori. E direi che da Trento è tutto. Passioni motori, be different, ci vediamo domani. Ciao ciao!